qui ragazzi, pronti per fare un gioco nuovo. Si chiama Attacco dello squalo. Il titolo di merda. Vabbè, troveremo un titolo adatto. In poche parole, ci sarà uno squalo che avrà quella canoa e i pesciolini che avranno quei due lettini. Questi sono i pesciolini. Con io, ma... I pesciolini con i due lettini rosso e bianco dovranno scappare dallo squalo. Lo squalo sarà Paolo. Paolo, detto anche il nostro Bernie Rocktree, avrà quella canoa rossa che è molto difficile da governare perché è molto lunga, no? Quindi nelle curve sarà un po' limitata. Noi daremo un tempo di 5 minuti, loro due devono scappare senza farsi toccare dalla canoa. Se non entro 5 minuti, silenzio, siamo. Se entro quei 5 minuti non si fanno prendere, loro hanno vinto il round. Se la canoa colpisce uno di quei lettini, il proprietario di quel lettino devi rimanere immobile, fermo, aspettando che quella non può più usare il remo, in quel caso. Rimane fermo, neanche le mani, fermo sulla tavola. Aspettando che il suo amico lo vada a toccare. Il suo amico lo può toccare con le mani, lettino contro lettino, con il remo, come vuole. Appena lo ritocca, è libero e può continuare. E se viene loro... toccato soltanto uno, vincono la squadra. Sì, sì, chiaro. Sì, anche se viene toccato te, finisce il tempo, se lui non è stato preso, vincete voi. Tre round faremo. Lo squalo si sta preparando con la crema, inquadriamo lo squalo, quindi. Eccolo là. Zoom. Ma 5 minuti a round? Eccolo là lo squalo. 5 minuti a round. 5 minuti a round, vediamo. Ok, quindi 15 minuti di video. Abbiamo qui con noi Silas 08 e Elias 41 08. Bene, sì, andiamo. Lo scogliamo. Questo è lo squalo. Ciao. Bernie Rock. Pronto? Sì, sì. Ok. Vado a catturarli. Vai a prendere, vai. 5 minuti da appena Paolo entra in acqua. Quante persone ci sono? Devi girare là solo. Davanti come vuoi. Vai. Ok, vedo Paolo che si sta preparando. Il nostro Bernie Rocktree. Dopo lo squalo devo andarli a toccare, loro iniziano a scappare, il tempo è partito, vediamo se fanno colpire, aspettate che è semplicemente in mezzo. Non ho capito da chi è preso, attenzione. Via. Attenzione, uno preso. Preso il primo. Vai, salvalo. Vediamo Elia. Silas sta provando a salvare Elia. Vediamo se lo salva. Sì, l'ha salvato, via, libero. Attenzione, lo squalo ha qualche difficoltà. Vediamo se riescono a scappare. Allora, la scuola deve puntarne uno, colpirlo e poi andare a prendere quell'altro. Più che altro mettersi in mezzo sulla strada. Attenzione. Guardalo, 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 guardalo che scappa! Preso! Colpito! Elias! Vado a salvare! Elia se la fa prendere, duro come l'oro. Siamo a 3 minuti. Perfetto, abbiamo anche tu. 2 minuti mancano! 2 minuti! Ha proprio grezzo lui. Boom! Colpito! La prima manche la porta a casa il nostro amico. Ciao! Silas! Pronti? Vai! Francesco! 1-0 per il nostro Bernie Rocktree, uno squalo molto pericoloso. Ora stiamo facendo una prova di questo gioco. Non è male, comunque. Diciamo se aggiungiamo una terza barchetta, se non è perfetto. Che ce la presterà il nostro Mimmo. Oppure lui deve toccare e l'altro deve... Ecco, bravo, la novità stavolta. Il trucco è stargli vicino, secondo me. Almeno metterlo vicino ai giri intorno.
oppure stanno abbastanza vicini che uno viene toccato e l'altro lo salta. Attenzione, forse hanno capito, eh? Vediamo. Vediamo. Toccato, toccato, toccato. Abbiamo Elias messo male, vediamo se Silas riesce a prenderlo prima che Bernier lo vada a prendere. Sembra messo bene. Andiamo proprio nella messo bene, vediamo un po' se riesce a toccare. Toccato, sì. Ok. Tempo? Un minuto e mezzo. Preso. Dimmi quando siamo a metà tempo. Vedi, perché quella canoa lì è difficile da curvare. Poi se è un equipaggio da due magari è più fastidio. Nel caso abbiamo tre zattere, sarà equipaggio da due. Liberato, liberato Silas. E lì ha preso. Attenzione, attenzione. Preso. Siamo pronti. Buona, buona, buona. Vai, vai, buona. Vediamo. Bernier, buona! Elias è inseguito dallo squalo, guardate! Scappa Elias! Attenzione! Bernier lo vuole prendere, vada, vada! Vediamo se riesce. Ultima manche. Se vince Bernier è finita. Vediamo se riescono a resistere per 5 minuti. Sì, allora, Silas è riuscito a evitarlo. Elia. Colpito. Colpito, è affondato qua. Ah, c'è salito proprio sopra. Sì. Vediamo Silas se riesce. Oh, che curvone di Elia. Libero, l'ha liberato anche sì, Elia. Tempo? Manca un minuto. Sì, sono già passati 4 minuti. L'ha presa. Sì. Dimmi il tempo, devo dire. Manca 30 secondi. Okay. Elia! 30 secondi! Vediamo se resiste, se non si fa prendere. Non ti far colpire! Boom! E vince Bernier. Vince Bernier. Il nostro Bernier Rocktree. Con lo sponsor di Talsburg. Signore e signori, è andato a fare le sue tre mance alla grande. Allora, cosa cambieresti come regolamento? Più zattere, mi dicevi? Più zattere, sì. Sì, però diciamo che in due, se sono due abili, secondo me... Abili, sì. Allora, abbiamo il nostro vincente di questa prima gara. Ora, per la prossima volta la modificheremo. Ora l'abbiamo buttata là. Io direi di portare a tre zattere. Lui magari anche doppio equipaggio, quindi c'è più peso, però con due remate male si ritrovano anche meglio. La canoa può colpire e basta, non può toccare quei remi, eh. Solo la canoa è quello che riesce a colpire. Le zattere le devono collaborare più, riuscire a evitare la canoa, ma... è stato male. Siamo divertiti? No. Si può rifare la prova? Sì, proprio una voglia di vita. Te. Siamo divertiti? No. Anche te hai una voglia di vita? No. Ti chiamano copia te.
Signori, da Frank Massa è tutto, ci vediamo per la prossima guerra di zattere contro squalo, poi troveremo un nome più adatto, eh? Vediamo. Alla prossima. Sfido.